tendenzialmente il Cavalier Angel Spaniel più espansivo, Angel Spaniel invece un po' più riservato. Adesso il Bunda francese, che abbiamo già visto precedentemente, devono avere un labbro spesso, ma il pendolo, questo è un soggetto di color truce, ossia il mantello è fulvo, tigrato da fasciature nere, che vanno quasi totalmente a coprire il mantello fulvo, che non è nero con le tigrature fulve come si potrebbe pensare. Ci sono tutti un po' i piccoli segreti della razza, ma è molto simpatico. E sul tavolo Carlino, questo piccolo clown deve avere la coda attorcigliata in un giro stretto, meglio se due giri, a questa andatura un po' ciondolante, tipica di questa razza, un piccolo molossoide, cani di grande temperamento, la spalla deve essere spessa, non deve presentare molto lunghe, faccia schiacciata, maschera nera e sguardo ardente, così viene richiesto. Per il Tibet lo Shih Tzu, una razza molto ben allevata in Italia, soprattutto qui nel Lazio e a Roma, che sono gli elementi importanti di questa razza tibetana. Lo Shih Tzu vedete che ha un ciuffo sulla testa, non è un vezzo ma una necessità richiesta affinché si possano osservare gli splendidi occhi grandi di questi soggetti. Vi ho parlato prima del griffone di Bruxelles, questo cagnolino rosso al pelo duro come lo schnauzer. È molto difficile tenerli in ordine col mantello per i concorsi, bisogna davvero avere una certa maestria a calcolare lo stripping. Griffone di Bruxelles. Una volta questi cani venivano occupati le orecchie facendoli assomigliare a dei diavoletti. Oggi anche nei cani da compagnia non si amputa nulla, i nostri cani ci riteniamo belli interi come mamma canina li ha fatti. E sul tavolo di nuovo il chihuahua a pelo corto. Attendiamo che il griffone raggiunga la sua postazione. I griffoni stanno prepotentemente trovando spazio tra le simpatie degli italiani, sono cagnolini poliedrici, conosciuti fino a qualche anno fa al grande pubblico, ma da sempre presenti in Italia e anche ben allevati. Chihuahua pelo corto, come dicevo poc'anzi, cranio a mela, grandi occhi scuri. La coda viene portata sul dorso, si dice nella forma di una tagliatella perché è un po' scocciata, ma non è scocciata a livello di vertebre, ma è proprio una questione di mantello che si allunga sui lati, dandogli questa forma un po' appiattita, esiste anche nella varietà a pelo lungo. Tutti i colori sono messi nel chihuahua. Ed ora un orientale. Il pechinese, chi non conosce il pechinese? È un cane che deve avere la forma della testa che si scrive in un rettangolo, occhi posizionati ben distanti tra di loro, grandi, scuri, è un cane piuttosto arrogante, la leggenda dice che nasce dall'amore tra un leone e una scimmia. Anche il pechinese ha un'andatura
leggermente rollante, tanto che viene dipinta come l'andatura del marinaio sulla terraferma. Vedete che quando si muove ha questo rullio. Mantello ruvido, tantissimo sottopelo. Questa è una razza che se non condivide le esposizioni non si può fare nulla, si pianta e non si muove più. Vediamo qui un pechinese che è contento di sfidare. Ricordo che tutti i soggetti sotto le manifestazioni canine sono estremamente seguiti, riveriti, vezzeggiati dai loro proprietari. Vediamo cosa chiede il giudice lì. Come spesso capita, chiede a tutti i barboni di fare un giro del ring tutti insieme, la grande famiglia dei barboni. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti, per taglia e colore. Questa è la signorissima grande responsabilità per il giudice. Qui abbiamo la crema della crema su tutti i soggetti di altissima qualità, e riuscire a individuare i migliori 5 insomma richiede una certa attenzione, anche se il giudice allenato, l'occhio allenato del giudice riesce già a avrà inquadrato che sono i suoi vincitori. Si è sincerato delle ultime sfumature, chiedo al delegato degli ENCI di prendere i risultati. Il signor Prulli, sì. Abbiamo penso una preselezione di un barbone gigante, un barbone forte, un cavaliere di salsa, uno shih tzu. Il Carlino, un bel applauso a tutti i finalisti, ricordate che avete da ritirare un piatto di corpo alla segreteria. Premierà la finalissima il signor Stefano, agente di Farmina Pet Food. Che ci ha omaggiato con i premi, l'allestimento dei ring e la pubblicità. Aspettiamo domani un grande impatto di pubblico. Il signor lì non parla italiano, non parla inglese, ma usciti comunque avvalendoci degli abili commissari di ring messo a disposizione dal Teatro Colosseo a capirci nell'organizzazione. Bene. Scusate, problemi di traduzione, un secondo. Quinto classificato il Carlino. Cavalier King Charles Panel, quarto classificato. Stretto di mano, terzo classificato,
su al terzo posto sul podio c'è la Roduno Grattani Compagnia. Allora vi dico che per mettere sul podio più alto il barbone gigante fa secondo lui e lei fa primo. Lei ha fatto il best in show. Per la sorpresa comunque. Grazie a tutti per aver partecipato e assistito a questo la sede, la banca e la direzione tutto quello che ho trovato sul sito con voi non ho trovato il mio quindi è tutto quello che ho fatto. Mi fai foto a me? Potete andare un po' indietro per favore? Un po' indietro, un po' indietro, un po' indietro.